Pietro Pivotto è un 400 metrista classe 1995 che è stato già più volte all'interno della nazionale italiana, sia giovanile sia assoluta. Tuttavia un infortunio l'ha fermato nel 2018, nel 2023 non ha gareggiato, ma quest'anno sta ritornando. A inizio aprile è arrivato un bel 21,59 nei 200 metri con tanto di vento contrario e poi il 13 aprile all'Athletic Elite Meeting ha fatto il 47,56 vincendo la gara dei 400 metri. E di seguito vi lascio la chiacchierata che abbiamo fatto post gara. E incrociamo le dita e facciamo un grosso in bocca al lupo a Pietro per ritornare ai grandi livelli del passato, che siamo sulla strada giusta, direi. Vincitore della gara dei 400 metri, un gran bel 47,56 che è stato poi corretto. È il tuo primato personale o è la via per poi andare a prenderselo questo primato personale? Sono ancora molto lontano dal personale, che è sui 46,2, però dopo un anno di fermo l'anno scorso, sia questa gara che il 200 di domenica sono tutti dei test per vedere la condizione di forma. Diciamo che oggi fino ai 300 metri ci sono, mi mancano quelli 50-100 metri di spinta. Poi in un 400 gli ultimi 20 sono sempre a ginocchia così, però la via è buona, cioè la forma sta salendo, per adesso sono contento. Ancora fame, ma sono contento. Che si parla di ci stiamo ritornando ai vecchi livelli, ma perché si parla di vecchi livelli? Cioè, magari non tutti conoscono la tua storia, se vuoi un attimo riassumercela. Assolutamente, io sono nato come 200ista, velocista, sempre intorno ai 21 basso, 21,2. Dopo con il mio allenatore Tonino Ferro ha deciso di spostarmi sui 400 e si è rivelata una scelta vincente perché nel 2022 mi ha portato a vestire la maglia nazionale assoluta. Poi appunto il 2023 è stato un anno da fermo, di infortunato, però quest'anno si punta tornare a quei livelli. Dai, speriamo veramente bene. E com'è che ti sei approcciato all'atletica? Perché spesso si parla tanto di adesso, del livello attuale, ma l'inizio com'è che è stato? È stato subito amore con le distanze sui 200, 400 oppure è stato un po' un cercare la propria specialità? Allora, ho iniziato l'atletica che seguendo le orme di mio fratello maggiore, che tra parentesi, l'anno scorso, cioè 2 anni fa, è venuto a mancare, quindi il 2023 è stato pesante sia fisicamente che psicologicamente. Però ho cominciato atletica seguendo le sue orme perché anche lui è stato un discreto quattrocentista. Da bambino facevo tutte le specialità. Poi da cadetto mi sono tolto le prime soddisfazioni sui 300 per poi innamorarmi dei 200, però appunto dopo 5-6 anni di stagnare sempre sui stessi tempi mi sono spostato sui 400, che lì è stato amore e odio, un amore un po' tossico perché la distanza è una delle più difficili, ma anche quella che ti dà più soddisfazioni. Sì, infatti si vedono sempre gli atleti, soprattutto sui 400, che poi si distendono a terra, rimangono lì per un quarto d'ora, 20 minuti, comprensibilissimo, assolutamente. E parlando esternamente al Pietro atleta, che passioni hai oltre all'atletica? La musica, sono bassista in un gruppo che non di cover, quindi in un gruppo che produce le nostre canzoni. Ovviamente si fa per diletto, però diciamo che la mia seconda passione maggiore è quella. Bello, bello, sempre bello scoprire passioni oltre all'atletica, far vedere proprio tutto il lato degli atleti. Guarda Pietro, in bocca al lupo per le prossime gare, speriamo di buttarla di nuovo giù la barriera dei 47 il prima possibile, però abbiamo anche tempo, Sì, direi. è lunga. Allora ti ringrazio, fatti i complimenti perché vivere l'atletica è qualcosa che serve veramente tanto. Crea movimento nei giovani, che è da lì che deve partire tutto, e si vede l'impegno e la passione che ci metti, quindi complimenti a te. Grazie mille davvero, grazie, grazie mille Pietro, alla prossima. Ciao Bye caro. bye, ciao ciao. Ciao, ciao.